Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Ladies and Gentlemen, Mirtilla! Ed eccoci qui nel mio salotto, nel salotto di Mirtilla, insieme a Luigi. Ciao Luigi! Ciao Mirtilla, buonasera a te e a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Free Station. Grande, grande ospite anche questa sera. E allora, grande ospite, sì, infatti stiamo parlando di un grandissimo chitarrista, lui è Maurizio Vercon. Ciao Maurizio! Ciao, buona serata a voi due, tutti e due, grazie. Allora, mi ha detto Luigi che io devo fare immediatamente una telefonata, quindi io... C'è subito una sorpresa per te, quindi prima di cominciare l'intervista partiamo proprio con la sorpresa, vediamo se ce la facciamo. Se ce la facciamo, perché l'orario, ci siamo più o meno come orario comunque. Appena qualche minuto di ritardo, dai, qualche minuto di ritardo l'abbiamo preso. Se riusciamo a farla subito, sarebbe una grande sorpresa per il nostro Maurizio. Dai, vediamo. Vediamo. Che... ritmo di samba. Sì, sì, a ritmi accelerati, tra l'altro, oltre che di samba. No, mi dà la sensazione, Luigi, che non... Vediamo, io riprovo a rifarlo, il numero. Vediamo un attimino. Ma che impegni aveva questo signore? Luigi? Impegni? E che impegni aveva? Che aveva? Che impegni c'aveva questo tizio che io sto chiamando in questo momento? Sì. Eccolo qui, eccolo qui. Allora, qui è Radio Free Station e noi abbiamo diretta Maurizio Vercon. Allora, puoi dare qualche indizio per vedere se Maurizio ti riconosce? Ma certo che lo conosco. No, no, se lui riconosce te. Vediamo, perché noi siamo, siamo un po' monelli, nel senso che ci piace quando l'altra persona magari a volte va in tilt, no? Dice, ma chi è sto tizio? Chi è sto Caio? Ah, sì, sì. Ecco, vediamo. È già difficile. Dai qualche indizio. Do qualche indizio? Sì. Beh, anche io suono il tuo stesso strumento. Abito a Bologna, in zona di Mitropa, abbiamo anche fatto un discorso ho suonato per decenni con un famosissimo cantante rock italiano. E chi sarà mai? cavolo sia. Come stai? Bene, sto bene. Salutiamo al nostro pubblico, il grandissimo Maurizio Solieri, qui in diretta su Radio Bristella. Eccolo qui. Ciao a tutti ragazzi e a tutti quelli che stanno ascoltando. Ma io sto bene, tra l'altro in primavera, tipo verso maggio più o meno, dovrebbe uscire un mio nuovo disco che è già pronto, mixato, masterizzato, naturalmente molto rock, a differenza di quello che si fa in Italia o che si fanno vedere, per cui sono molto contento del risultato ottenuto e niente, non vedo l'ora di cominciare a fare qualcosa. Pronto? Quindi stiamo lavorando, in poche parole. E voi come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti negli anni 90, ma dillo tu Maurizio, dai. Eh sì, perché a parte che è un mio punto di riferimento da sempre e lo seguivo quando lui neanche sapeva chi è. Tramite un amico ha ricevuto un mio demo, non so neanche come sia riuscito a farglielo avere, sinceramente. Penso in occasione di una serata qua vicino a Trieste, in zona... Sì, sicuramente. Dove, io ero presente a quella serata, però avevo questo ragazzo più spigliato, perché io sono timido in realtà, e quindi sì, non ti ho avvicinato quella volta. E ti è arrivato questo mio demo,
e poi alle che, mie che richieste... credo che fosse, credo di ricordare fosse una cassetta, mi sembra, dico bene o... ma quasi sicuro sì, perché io non ho dei mezzi potenti, quindi sono molto vintage ancora adesso. No, nel senso, allora mi arrivò forse una cassetta con alcuni colpetti e io li ascoltai, mi piacquero molto, poi dopo ci, non so, ci, ti mettesti in comunicazione con me oppure insomma dove si è conosciuti. Sì, mi sembra, io ti ho mandato di sicuro una mail e quando mi ha risposto ero già super contento, super felice. Proprio già della una mail, ma parliamo di quando? I primi anni 2000, no? Mi sembra, o fine anni sì, 90. Sì, poi il disco poi è uscito nel 2006, il mio primo disco, quindi allora primi anni 2000. No, te lo dico perché io fino al 2000 non avevo un computer, per cui prima era impossibile che tu mi avessi mandato una mail. No, poi il disco che si chiamava Everything Is Here, è uscito nel 2006 da Videoradio, che tra l'altro, ogni tanto dove c'è anche come ospite Andrea Innesto detto Cucchia, anche lui in un paio di pezzi, ed è un disco che ogni tanto riascolto e dico cazzo come suonavo bene all'epoca, guarda delle robe pazzesche. Tra l'altro mi ricordo che usavo questo wow a forma di piede arancione che ancora uso nei dischi, che dà questo suono molto growl, molto molto grosso, molto cupo. Per cui ma era quel pedale che non toccavi, no? Era quel pedale che tu neanche toccavi, no? No, lui invece mi sembra che avessi portato in studio, tra l'altro nello studio di Gianluca Gadda, dove faccio comunque spesso e volentieri le mie cose, ancora adesso, e avevo questo wah che si chiamava Snarling Dogs, e che mi ha parlato con l'immagine di questo lupo, di questo cane, quando tu lo mettevi in funzione si accendevano due LED corrispondenti agli occhi, per cui insomma è un wah che c'è ancora, che esiste ancora, insomma, che credo che sia ancora in commercio. Per cui dava questo suono particolarissimo, mi ricordo che ho riascoltato, ogni tanto riascolto appunto questi pezzi, e c'è questo solo di atmosfera molto medio orientale che ha un suono molto bello, molto particolare. Comunque una domanda da parte mia a entrambi i Maurizio che abbiamo in questo momento in diretta con noi su Radio Free Station. L'anno scorso fu, diciamo, l'anno del rock a Sanremo con la vittoria dei Maneskin. Esatto. Anche, infatti, il grande rocker Vasco Rossi, proprio che tu conosci bene, Solieri, che disse certo. è la vittoria finalmente del rock a Sanremo. Ecco, come li vedete voi questo gruppo qui? Ma a me piacciono molto, nel senso che voglio dire, avercene dei gruppi così in Italia, e poi come al solito... Cioè voglio dire, in Italia ci sono tantissimi gruppi rock che purtroppo non vengono spinti, non vengono aiutati, non solo gruppi ma anche musicisti, perché ormai da anni è tutto questo o alternativo oppure pop, con questi, anche nell'ultimo Sanremo c'era qualche canzone non male, ma che non entusiasmava. Sono tutti pezzi abbastanza piatti, abbastanza ripetitivi, forse perché ormai il pubblico giovane si è abituato a queste cose molto... Cioè cose sempre abbastanza monocordi. Per cui io sono stato molto contento e quest'anno mi aspettavo a Sanremo la presenza di almeno qualcosa di più, anche se non rock, anche funky oppure delle band, insomma, che avesse un pochino più di tiro, un po' più di movimento. E invece, non c'è stato sull'onda dei Maneskin un proseguo di quel movimento. No, non c'è stato, ma non perché non ci siano, sarebbero. Ci sono tantissimi gruppi, però ormai hanno addormentato il pubblico più giovane soltanto con certi generi musicali, per cui se uno non ha una cultura che gli viene dalla famiglia, che gli viene da casa e cose di questo genere, alla fine la gente ascolta quello che gli viene imposto, assolutamente. Certo. Poi con tutte queste visualizzazioni che chiaramente sono in gran parte comprate, insomma è tutto un business
Per cui alla fine la musica, voglio dire, la musica tradizionale che tu ascolti nelle radio e su Spotify, in tutte queste situazioni, sui vari portali, è una musica molto piatta, piatta e sicuramente che non ha una grande grinta, per cui insomma a me dispiace molto. Insomma. Certo. E aspettiamo poi, come la prima Maurizio Percone. Sì, ma finisco solo il discorso un attimo, sì, sì. Poi ricordiamoci che noi italiani siamo molto esterofili, per cui i Maneskin che hanno avuto da quando hanno avuto il grande successo dall'Europa verso gli Stati Uniti con l'apertura dei Rolling Stones e tutte queste cose, chiaramente come al solito in Italia tendiamo a gridare al miracolo per tutto quello che viene dall'estero, quindi il grande successo loro venuto dall'estero ha fatto sì che anche in Italia diventassero delle grandi rockstar e così attesi da tutti, però se fossero rimasti solo in Italia avrebbero avuto magari un buon successo, però molto più limitato, ma molto più limitato. Certo, sono d'accordo con te. Maurizio Percon, cosa ne pensi tu? In gran parte sono d'accordo con Maurizio, perché a dire la verità quando sono scoppiati con la vittoria di Sanremo mi ha fatto strano proprio la situazione, il Sanremo, non tanto il genere musicale, che per me, per quanto lo vivo io, non è assolutamente morto, no? Come diceva anche lui, ce ne sono tantissimi di gruppi rock che fanno rock e non hanno mai smesso di farlo. Questo è il genere, continua anche se le radio non trasmettono quel tipo di musica là. Per cui in realtà è stata voluta, diciamo, secondo me, l'esplosione di nuovo di un gruppo rock che ha aiutato e aiuta anche noi praticamente. Però in realtà il rock non muore, non è morto, è solamente stato messo da parte per un bel periodo di tempo e si spera che anche questo gruppo aiuti un po' la corrente nostra, che lo facciamo da un bel po', ecco. Lui, Maurizio, certo, sicuramente più di me. Però io speravo appunto che con la vittoria loro, voglio dire, ci sarebbe stata in seguito un'apparizione di altri gruppi rock commerciali, chiaramente, perché poi non dimentichiamo, insomma, che voglio dire, sono una band molto brava, che si presenta benissimo, con un grande appeal internazionale, però non è che facciano dei pezzi travolgenti, fanno dei pezzi molto semplici, però con un cantante grandioso e con dei musicisti che comunque fanno il loro lavoro fatto molto bene, insomma. E non lo so, vediamo quello che succederà, perché in Italia ci sarebbe un pubblico, chiaramente non, voglio dire, più di nicchia che altro, c'è sempre un pubblico che ama le cose rock anche fatte dagli italiani, però bisogna sempre portargliele, bisogna sempre, cioè se non hai una promozione di un certo livello, ma anch'io che faccio da anni dischi solo ogni tanto e credo di fare anche delle belle cose, insomma chi li scopre rimane sempre colpito, perché poi io ho una mentalità, un modo di fare molto internazionale da sempre, però se tu non glielo porti sotto casa, non gli infili nella buca delle lettere, poca gente sa che io faccio delle cose solo, tutti mi ricordano per i decenni passati con Vasco, per i pezzi che ho scritto per lui, per cui insomma è sempre difficile arrivare al grosso pubblico. Eh sì, comunque noi ti ringraziamo per questa sorpresa, Solieri, e ti strappo una promessa, anzi ci devi strappare tu una promessa a noi, quando uscirà questo disco, un'intervista in diretta con noi. Vabbè, quello è il minimo, quello è il minimo assolutamente, insomma. Perfetto. Io sono sempre molto felice di essere in contatto e di parlare di musica con gente che ama la musica e che se ne intende, quindi questo è proprio il minimo indispensabile, avete il mio numero, per cui credo che uscirà, comunque insomma voglio dire lo faremo sapere in qualche modo, insomma con i social, con un po' di promozione, per cui insomma comunque non prima di maggio, va bene? Ciao Maurizio, te saluti! Ciao! Ciao, grazie! Grazie al nostro Maurizio Solieri. Lo Steve Vai di Trieste. Eccolo, sì, perché tu mi hai citato sulla tua biografia e ancora devo ringraziarti anche per quello, vedi? Certo, perché assomigli a Steve Vai.
che comunque rimane sempre un chitarrista della Madonna. Ho visto che suonava un pezzo con una mano sola, ma cioè allucinante, cioè aveva un braccio con un tutore, fasciato, sì. Niente, lui no, aveva un tutore proprio, quindi ha usato solo la mano sinistra, ha fatto un pezzo allucinante, quindi mamma mia. Va bene, vi saluto, ciao a tutti, buona serata. Grazie, buona serata. Ciao, grazie a voi. Allora, torniamo col nostro Maurizio. Devo passare a quello delle 19:15? Forse sì, mentre io domando comunque al nostro... Sì, al nostro Maurizio, se intanto gli ha fatto piacere questa sorpresa. Madonna, una sorpresona, veramente erano anni che non riuscivo più a vederlo, a incontrarlo su un palco, veramente tanto tempo è passato. Sì. Però gli devo molto, perché il mio primo disco da solista strumentale aveva proprio lui e Andrea Innesto come special guest proprio a lanciare il disco insieme a me, quindi io devo molto a loro, ecco. Come ti è nata la passione per la chitarra, Maurizio Vercone? Quando ero piccolo stavo in un condominio che era il fratello gemello di un altro, in mezzo c'era un cortiletto in cemento proprio, e dove praticamente una volta ogni famiglia aveva uno o due figli, e quindi noi giù in questo cortiletto eravamo una banda di 30-40 persone, 40 ragazzi di tutte le età, e il più grande un giorno è ritornato a casa con una chitarra acustica e si è messo a suonare. Quello è stato proprio il mio primo amore, a sentire e a vedere una persona che suona dal vivo così vicino a me. E ero piccolino e ho chiesto per San Nicolò, che è la festa del 6 dicembre, in regalo ho chiesto la chitarra, che è puntualmente arrivata. E da là in poi, basta, 11 anni poi. Sì, sì, ho continuato a suonare come un pazzo da sempre. Grande amore, mai smesso. Non solo hai suonato come un pazzo, ma suoni, ecco, non si può dire in radio, però diciamo la grandissima. Io ho ascoltato tanto. Ecco un'altra sorpresa per te, Maurizio. Non so se tu, ma questa lo conosco. L'hai già riconosciuto, non vale. Fai finta di no, dai. Dagli oggi la possibilità. Ci siamo sentiti 7-8 volte già. Allora facciamo così, noi volevamo fare uno scherzo a Maurizio Vercone dicendo che Cristiano Durato non ci sarebbe stato nell'intervista perché aveva un impegno, invece come si suol dice, Cristiano Durato è qui con noi. Ciao Cristiano. Buonasera, viva Cristiano. Ciao. Buonasera, allora... ha sgamato subito! Sì. Hai resistito, Maurizio, a tutte le sorprese? Beh, non so se hai seguito, ma è arrivato Maurizio Soglieri, quindi sono contentissimo. Sì, no, dico per quello, insomma, ti hanno rivestito a festa questa sera. Bravissimo. Sì, mi sembrava un po' strano che avessi rinunciato così senza dirmi niente, mi sembrava un po' strano, poi ti chiamavo e alla fine... ora il nostro Cristiano rimane con noi. Allora, com'è nato questo progetto di questa bellissima canzone? Soprattutto Maurizio, è partita da te l'idea? È partita da me. Nel senso che qua a Trieste, non so se siete al corrente, penso di sì, ci sono stati dei movimenti, dei portuali e tutto in difesa del Green Pass, eccetera, eccetera. E io ho assistito a delle manifestazioni, e una delle quali era proprio la famosa del 18 ottobre, dove ho assistito a una violenza che mi ha particolarmente toccato, diciamo, perché non avevo mai partecipato a nessun tipo di manifestazione, e tantomeno violenta di nessun genere. Non vado neanche allo stadio, quindi potete immaginare la mia dieta, il mio digiuno generale a questo tipo di manifestazioni. Quando ho visto delle grosse cisterne che sparano acqua a atmosfere galattiche, fanno saltare la gente, e lacrimogeni e maganellate, io veramente sono rimasto di stucco, preso da questa cosa qua.
sono arrivato a casa e ho deciso subito di iniziare a fare questo pezzo, che in realtà non è in difesa o pro o contro al Covid e tutta questa, è proprio una cosa che vivevo già da tanto tempo, il fatto che comunque le persone non stanno più bene assieme, no? Vedo un odio particolare in tutti i tipi di ambienti e l'ho visto quel giorno esagerato, esasperato alla follia, quindi ho detto questo era un mio sfogo per riuscire a calmarmi anche, no? Mettere su pentagramma questo mio disagio che ho nei confronti della società, del degrado, diciamo, della cattiveria, della violenza, di tutto quello che vuoi, diciamo. È proprio uno sfogo mio. Quindi, come ho detto anche più volte, è una guerra alla guerra, no? Pacificamente. Non so se sì, mi sono spiegato. Sì, perfettamente. Ho capito. E diciamo, per questa canzone poi hai scelto come, diciamo, la voce di Cristiano. Questo è una cosa che è avvenuta spontanea, perché come avete ben capito siamo amici oltre che colleghi certo. Di musica e ci sentiamo ogni giorno e mentre lui mi manda le sue canzoni io quella volta ero contentissimo del risultato del demo che pensavo già aver raggiunto quasi uno stadio finale e gliel'ho fatto sentire a mia volta è piaciuto anche lui e mi ha detto 3 volte addirittura: ma dai, mandamelo, ti aiuto, faccio. Non ero proprio, non so, mi sentivo un po' così a farmi aiutare da Cristiano e boh, poi ho accettato e ha fatto un lavoro galattico, mi ha anche fatto dei cori tibetani, giusto? Tibetani. Certo, la tecnica del vocale del canto armonico, certo. Sì. Ecco. Studi di gioventù. Volevo chiedere a Cristiano Turato una cosa. Descrivici un po' chi è Maurizio Percon. Conosciuto. Maurizio è un uomo, un ragazzotto che ama la sua famiglia, ama la libertà, ama la coerenza e andiamo molto d'accordo perché insomma ci assomigliamo molto da questo punto di vista e lui riesce a mettere tutte queste belle cose che fanno parte del suo essere nella musica e ripeto, noi ci capiamo credo al volissimo adesso dopo un periodo di rodaggio, ci siamo conosciuti nell'inverno del 2019, giusto? Sì. In aereo poco prima in della aereo. Poco prima della Covid allora sì. Sì, è dopo un piccolo periodo di rodaggio, di conoscenza musicale e non solo, anche proprio fisica, perché ci siamo conosciuti in aereo e abbiamo passato due o tre giorni in quel di Marsala per un evento benefico e poi da lì è partita la nostra collaborazione. Io mi sono trovato molto bene per i motivi che vi ho detto poc'anzi, quindi certo. E non intendo assolutamente, ho trovato una seconda amorosa e la prima è sempre non dir così moglie, che hai già detto che ci siamo conosciuti in modo fisico che già non era nel senso in modo fisico voleva dire che eravamo posto in aereo, no, ci siamo conosciuti di persona, bastava questo. Ma quando così. Suona la chitarra Maurizio Percon, cosa provi tu Cristiano, cosa senti dal ti dà quella carica in più quando canti? Che cosa senti, insomma? Ma sento quella sensazione di essere a posto, di essere a casa. È come quando appoggio le mani in un pianoforte o piuttosto che in una chitarra, anch'io. Mi sento bene e con lui mi sento bene. Abbiamo fatto diverse cose dal 2020 in poi. E non ne abbiamo mai sbagliata una e questo la dice lunga sul
sulla coerenza professionale, insomma, che riusciamo a trovare noi due. E quindi sì, è emozione, ma poi tra le altre cose è una persona talmente al volo, capitemi, che riesce a capire quello che succede in un secondo, e quindi anche questo è uno degli aspetti che più apprezzo di lui. E quindi, siccome io sono, parlando di Paico, sono un po' matto da questo punto di vista, io mi ci trovo molto bene, perché se cambio delle cose lui mi segue, ecco. Come? Aveva detto Maurizio Percon, si era annunciato come essere molto timido. Allora non è così timido, Cristiano. Ma no, ma poi guarda, parlo anche per lui, ma noi quando ci rivestiamo con Signora Musica diventiamo dei supereroi, e quindi anche la timidezza che è innata un po' in tutti, insomma, poi ad un certo punto, insomma, un po' di timidezza va presa, va portata a casa, va tenuta dentro, però quando ci vestiamo così di note e con i nostri strumenti, con tutta l'esperienza che abbiamo, non abbiamo paura di nulla. Ecco, quando ci vestiamo di note con una T sola, perché già stiamo andando malissimo con questa cosa. Ho detto di note. Ci sono dei vocali che dobbiamo far ascoltare a Maurizio Percon. Partiamo con il primo? Sì, partiamo pure con il primo vocale. Allora andiamo immediatamente a farglielo sentire. Vediamo. Questo qui è di Ricky Portera. Aspetta. Portera. Wow. Devo mandarlo qui. Ok. Ciao fratellino, sono Ricky Portera. Tu sei questa, una brava persona. Quindi io voglio augurarti tutto il bene del mondo, perché te lo meriti sempre. Ciao fratellino mio. Ciao caro. Poi abbiamo un secondo che è di Andrea Cervetto, vediamo. Wow. Ciao amici, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station e a tutti gli ascoltatori ed amici del salotto di Mirtilla, il salotto super comodo. Io so che c'è ospite Maurizio Percon, che è un ragazzo che conosciamo da tempo, abbiamo incrociato le chitarre in qualche manifestazione. E volevo fargli un grande saluto, in bocca al lupo, perché so che è uscito un nuovo clip, so che insomma, sta facendo cose nuove, si sta sbattendo come tutti in questo momento difficile, e io gli faccio un bocca al lupo per tutte le sue cose, ma soprattutto insomma, i complimenti, perché vabbè, non c'è bisogno che io ti dica che tu sei molto bravo, ma te li faccio lo stesso, perché insomma, ci siamo conosciuti, ci conosciamo, e quindi insomma fa sempre piacere incontrare un collega. Grazie, un grande abbraccio, ciao e un saluto a tutti gli amici del salotto. Ecco qui, questi sono due messaggi. Che bello. E in più io voglio mandarti, perché mi pare anche sia corretto, i saluti da parte di Daniele da Marsiglia e da Fernando. Sento ritorno però io, come mai? Pronto, mi sentite? Sì. Ecco, adesso... Ora va bene. Sì, adesso non c'è più ritorno. Quindi avevo detto, mandano tanti saluti a Maurizio, Daniele da Marsiglia e Fernando. Ok. Ok, Mirci, la puoi chiamare incredibile. Questa invece in diretta, che adesso si è fermato con la sua macchina e vuole anche, non conosce, quindi non facciamo il gioco della di riconoscere, perché non si sono mai incontrati di persona, però questa persona che sta intervenendo conosce Maurizio Percon, anche Cristiano. Posso aggiungere allora, è il penultimo? Sì, ti ho scritto il nome qua sotto sulla conversazione. Aspetta allora, prima che faccia qualche casotto,
perché qui sono tante di quelle pagine aperte che praticamente bisogna andare a letto. Perfetto, ho fatto già. Ok, allora mettiamo subito il numero nel nostro Skype, che però non me l'ha preso, quindi devo cancellare. Come mai non me l'ha preso? Vediamo un attimo. Ok. Ci siamo quasi, ragazzi. Il bello della diretta è questo, le emozioni che io ho, soprattutto quando devo aggiungere le persone, se non rispondono, se subentra la segreteria telefonica che giustamente bisogna immediatamente buttare a terra, ma questa persona sa di essere chiamato e quindi... Ci siamo, quindi eccoci qua. Allora, quando appena risponderà Mirzia, tu gli dirai che abbiamo in diretta Maurizio Percone. Pronto, buonasera, ciao, qui è Radio Free Station, Ciao. Ciao. Noi sai, abbiamo in diretta qui con noi Maurizio Percone e Cristiano. e noi abbiamo invece dall'altra parte del telefono Enrico Bianchi. Ciao, ciao Ciao a tutti, Enrico. ciao, ciao Maurizio. Ciao Ciao. Maurizio. E allora. Abbiamo anche Cristiano Durato in diretta con noi, tutti e due, anche Cristiano. E allora, un saluto a tutti, un saluto a tutti. E ragazzi, insomma, qua intanto dobbiamo, credo che dobbiamo fare come dire, un ringraziamento, l'ultima volta mi è scappato, ma al nostro caro amico Beppe Aleo, che comunque è il promotore di tutto, insomma, è il motore di tutte le iniziative, è un vecchio artigiano della musica che riesce a dare ancora spazio alla musica vera, alla musica suonata, cantata, insomma, di livello, ecco, credo, Ah, di dire immodestamente, visto che ci sono anch'io in mezzo, però ecco, è uno di quei pochi che sta ad ascoltare e se gli piace la cosa la promuove, ecco, ci si butta dentro. ed è una cosa molto E bella niente, ti questa. volevo fare, sì, assolutamente, è ancora uno di quei, e ho usato proprio la parola artigiano perché nella sua bottega, riesce ancora a fare dei prodotti, assolutamente fatti a mano, come fossero davvero delle cose, ecco, è un orafo che lavora. E di fino, e escono fuori cose meravigliose. Volevo fare intanto i complimenti a Maurizio, per il suo lavoro. Grazie. Sì, assolutamente, chitarrista eclettico, in qualche modo assolutamente, diciamo, espressivo. Non so, poi la scuola. Però ecco, sento un vecchiano satrianeggiante, ecco, come tipo di linguaggio. Sì, Bello. satrianici, direi, queste cose qua, sì. Voi non vi siete mai Sì, conosciuti di sì, sì, sì. persona, vero ancora? No, No. almeno penso di no, perché poi io sono veramente molto, ma non lo faccio apposta, sono molto distratto, a volte Ma conosco tu sei di persone Genova, no? che... Genova, sì. Perché Assolutamente. ho fatto qui un tre festival a Genova dove proprio ho conosciuto anche Cervetoli. Sì, Andrea. Sì. Sì. Voi chitarristi, sì, magari siete più, come dire, legati. Io la mia vita è veramente, come dire, è stata una. È legata veramente a doppio filo con i chitarristi, io credo i migliori, ma non i migliori perché vabbè, che non ha senso, non è una gara, però sicuramente i chitarristi più celebri, più noti d'Italia, insomma, Sì. ho davvero frequentato tutti. Ora dobbiamo fare un progetto io e te, Mauri, qui dobbiamo buttare Facciamo, giù facciamo. qualcosa. Dovete Perché mettervi al sennò qua lavoro, dovete mettervi al lavoro. sì. Beh, il tempo ce l'abbiamo, dai. Ah, sì. Sì, perché tanto non si Abbiamo suona avuto adesso tanto live. tempo. Sì. Questo davvero manca tantissimo. Io vorrei fare proprio un appello a
a tutti i gestori di locali e non solo di teatri, molto spesso si usano delle formule anche un po' obsolete. Probabilmente la gente ha voglia di sentire, non lo so se ha voglia, però magari se nessuno glielo propone non lo sapranno mai nemmeno loro. Ha voglia magari di sentire musica nuova e ci sono bellissimi album che devono essere promossi e in qualche modo potrebbero essere album promossi nei teatri, magari anche in sintonia. Io penso, ero in macchina, stavo pensando di proporre proprio a Beppe una sorta di festival, lo facemmo con altre situazioni, magari altre case discografiche più blasonate, però si può fare una, come dire, una sorta di serata dove si promuovono gli artisti, dove comunque magari la gente viene anche a sentire della musica nuova e diversa e poi nascono contaminazioni, insomma la musica è questo. Infatti è un po' anche quello che si parlava anche prima con Maurizio Salieri, il fatto che certa musica non ha uno spazio adeguato, no? Ma vabbè, insomma, si può fare niente, insomma, bisogna continuare così come facciamo. Guarda, io a me veniva in mente. Negli anni '80 ci fu una grossa crisi, comunque la discografia per quanto andasse bene, però si formarono anche i concerti, si facevano i Q-disc, ti ricordi? I Q-disc, sì, sì. Dove c'erano diversi artisti che si mettevano insieme e facevano il disco, perché comunque già c'era aria di crisi, aria di recessione. In qualche modo forse anche noi dovremmo studiare formule nuove, no? Perché per proporre la nostra musica, assemblare già degli spettacoli variegati poi, no? Perché magari io faccio un genere diverso dal tuo, cioè, però è sempre musica, magari giustamente uno sempre rock, poi partecipa. Cristiano, secondo te, giusto, visto che sei anche tu ovviamente in diretta con noi, come può rinascere il rock in Italia? Ma la bella musica soprattutto, cioè quella che si vive live, quella che comunque si è sempre a contatto con la gente. Oh, guarda, ti ho perso per un attimo. Dicevo, come può rinascere la vera musica? Come può rinascere quel rapporto della musica rock stessa che comunque... negli anni 90, io che sono comunque un ragazzo giovane, devo dire la verità che siamo cresciuti con quel tipo di musica, con la musica rock. Poi ora, vabbè, la tendenza sta andando più sui rapper, su questa musica commerciale diversa. Però io sono nato con il rock, non credo che il rock sia finito, anzi, è pieno di gruppi, pieno di persone che sanno suonare la chitarra, anzi, ce li possono invidiare in tutto il mondo. Ci sono cantanti come te, Cristiano, che... o come Enrico, che comunque fanno ancora emozionare di brutto. Ma perché? Ma io credo che sia una... Avete presente le onde del mare? Sì. Ecco, è una onda che si infrangerà sugli scogli, poi tornerà indietro e nel frattempo ci sono tante altre onde più piccole che continuano a far muovere la musica. E come fare? L'abbiamo sentito nell'ultima mezz'ora, sappiamo come fare, bisogna un attimo che il mondo capisca che, adesso faccio un po' il filosofo, ma che capisca che l'arte, anzi che il mondo ha bisogno di arte, che sia musica, che sia qualsiasi altra cosa, ma per colorare la vita di una persona, di un qualsiasi essere umano su questa terra, ecco, ha bisogno di arte, quindi e che sia arte vera, però che sia arte sentita, che e basta, torniamo sui palchi, che siano piccoli, grandi, che sia la casa di qualcuno, che sia una piccola piazza, che sia un bar,
andiamoci a prendere la vita. È l'unica maniera che con cui possiamo riconquistare di nuovo la felicità, perché poi alla fine possiamo fare tanti discorsi, ma il principio di ogni essere umano è questo, è essere felice, e non ci sono altre strade se non quello che ci ha donato Signora Musica o qualsiasi forma d'arte, insomma. Poi è inutile parlare dell'onda che è grande, che si infrange sugli scogli, cioè il mainstream, cioè tutto quello che passano, cioè vabbè, è così, ma va ad ondate. Ci sarebbero da fare veramente tanti discorsi su questo, però insomma concentriamoci su questa nostra ripresa, e sulla ripresa di un popolo che ha bisogno di, in primis, di ascoltare. Quindi andiamo. Senti, posso dirti una cosa? Ecco, tu hai messo proprio il dito nella piaga, perché finché noi viviamo in una società dove il punto di riferimento della felicità di un uomo è il PIL, noi non andremo da nessuna parte. Al non centro volevo di una società ci deve essere l'uomo e non il PIL. Tu devi chiedere alla gente quanto è felice, non quanto guadagna. Chi se ne frega di quanto guadagna uno? Non è quello il punto di arrivo, deve essere veramente al centro della società, ci deve essere l'uomo, e l'uomo ha bisogno di tante cose, neanche lui lo sa di quante ne ha bisogno, ma le cerca in qualche maniera. Quando sente musica, in realtà la musica in generale ormai è diventata un commento a delle immagini, un sottofondo a qualsiasi altra cosa. Pochissima gente si prende lo spazio per ascoltare e basta, perché tu quando mettevi su un disco non c'era bisogno di altro, non c'era bisogno, ognuno si faceva il proprio film, si faceva il proprio come dire, viaggio con quello che era questo disco, quell'altro, quindi non c'erano bisogno di immagini, ognuno si formava le sue, e questo era voglio dire, l'LP era un generatore di fantasia, oggi appiattita completamente, disintegrata. Ok? Non c'è più bisogno di fantasia, te lo diamo noi il prodotto pronto, preconfezionato, precotto, con le immagini già suggerite da questo, da quell'altro, quindi con una strizzatina d'occhio alle belle donne, con dei messaggi subliminali a sfondo sessuale, aiosa, che tant'è vero che se tu sei in una birreria e ci sono anche solo le immagini di un videoclip, tu sei distratto, perché comunque è più forte, no? Questo sono messaggi subliminali che ci bombardano. Quindi la musica con tutto questo non c'entra niente, perché è una forma d'arte seria, come è la pittura, come è la letteratura, ci sono, noi ce ne dimentichiamo, e a volte anche noi artisti abbiamo colpe. Abbiamo colpe perché pressati da questo e da quell'altro, il progetto, bisogna fare il disco, e andiamo. E quanti si sono esibiti dal vivo e con un sacco di basi. Abbiamo un sacco di colleghi che vanno in giro a fare delle cose incredibili. Lo sappiamo tutti chi sono, li conosciamo tutti, ma non se ne può più. Questa è una truffa, e bisogna anche dire questo, perché quando tu suoni e canti dal vivo esprimi delle emozioni che altrimenti, quando sei mezzo in playback, non accade nulla di tutto questo. Certo. E quindi anche questo che devo dire, dobbiamo essere anche noi artisti a recuperare un'onestà intellettuale che oggi vedo davvero svanire, prostituiti, piegati alla mercé di quello che qualcuno dice che la gente vuole questo, e invece non è vero. Prendiamo esempio dai grandi, in ultimo, ad esempio, non so, c'è stata la reunion dei Genesis, criticabile tutto quello che vuoi, abbassamento di tono dei pezzi, Phil Collins che non ce la fa più a cantare. Se fosse stato un artista italiano, sarebbe andato in playback e tanti saluti. Certo. Hai capito? Quindi è questo che dobbiamo noi recuperare, la dignità del musicista, dell'artista.
la dignità che nessuno ci deve e nessuno ci potrà mai comprare. Non dobbiamo barattarla con nulla. Se noi continuiamo a fare le belle fighe con la chitarra senza il jack, non andiamo da nessuna parte. E ce lo insegnano i ragazzi, perché i Maneskin sono dei ragazzetti criticabili, piace sì, piace no, ma questi comunque suonano e cantano e ci mettono tutti quanti in riga, perché io comunque ho sentito un sound quando sono arrivati a Sanremo che insomma è arrivato una botta di suono e piace sì o piace no, comunque questi hanno un prodotto che è di tutto rispetto. Poi ti ripeto, è onesto, se non altro, è un prodotto onesto, ok? E di questo noi abbiamo bisogno, probabilmente abbiamo bisogno proprio di questo. Enrico, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. E... ragazzi, vi ringrazio voi, veramente. Ti mandiamo un bacio enorme. E... grazie, a prestissimo, Enrico. Ok? Dai, ci sentiamo presto. Grazie davvero. E Maurizio, il tuo lavoro è straordinario. Un saluto a Beppe Aleo e viva la musica, sincero. Ragazzi. Viva sempre, ok, grazie, viva la musica, ciao. Ragazzi, ciao. Buona serata, grazie a voi, grazie. Anche ciao. A me, ciao. Intanto, mentre salutiamo che Enrico Bianchi, ricordiamo che siamo sempre con Maurizio Percon e Cristiano. E allora, prima di sentire il vostro pezzo, che è veramente fantastico, facciamo l'ultima sorpresa che è rimasta. Di pochissimi minuti, purtroppo, perché alle 20 dobbiamo dare la linea e quindi dobbiamo veramente lasciarti i saluti. C'è una bella chiacchiera, Enrico, ma è stato bello anche sentirlo, devo dire, è una bella dialettica ed è stato meraviglioso sentirlo. Vediamo se ha messo il dito sulla piaga. Sì, ma ha ragione, sì. Quindi non possiamo dire nulla. Allora, vediamo se quest'ultima persona, niente, non è raggiungibile. Io allora a questo punto manderei la vostra canzone, ok? Var dice che è impossibile aggiungere il partecipante perché è non disponibile. Poi alla fine ti diciamo di chi si trattava. E allora noi mandiamo questo meraviglioso brano suonato e cantato da Maurizio Percon e Cristiano Durato. Andiamo.